Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi siamo qui in questo brevissimo video dove vi voglio far vedere le cipolle. Ho raccolto le cipolle, ovviamente guardate che belle che sono con cipolle, non sono tutte grandi, ce ne sono anche di piccoline, però comunque sono tutte belle sane. Guardate che bella bestia di cipolle, cioè, sono ancora, diciamo, le ho raccolte in questo giorno, sto facendo il video sera, però le ho raccolte comunque verso le 3-4, quindi sono ottime come cipolle, diciamo. Questa si chiama cipolla dorata, quindi la classica cipolla invernale. Vi faccio vedere ancora un pochettino le varie cipolle. Vedete che belle che sono. Guardate questa che bestia. Guardate che bestia questa. Adesso vi faccio un po' di scavicchi, ma non altro. Eccola qua. Vedete, questa qui è stata mangiata, ma comunque non importa, potranno aprire il mazzo. Vedete, guarderemo se ci sono. Guardate che bella questa ancora. Abbiamo qua, guardate che bella questa qui. Adesso cosa andrò a fare? Una volta che le ho raccolte, cosa ho fatto? Le ho raccolte e le ho lasciate fino adesso in questa cagliola qui, un pochettino che si asciughi la terra e tutto quanto. Adesso cosa andrò a fare? Andrò praticamente a prendere le cipolle così, senza guardare la differenza di grande o piccola. Questa è una cosa che a me non frega niente. Faccio così, guardate, le prendo così, vedete, le prendo così qua e le leggo a mazzi di 3-4. Scusate, comunque le leggo a mazzi di 3-4 cipolle, ecco, volevo dire questo. Le leggo praticamente a mazzi di 3-4 cipolle, poi cosa faccio? Le vado ad appendere e far asciugare per prima. Le appendo, le lascio asciugare tutto quanto, poi cosa andrò a fare? Una volta che le ho asciugate, dopo che magari è passato un mese dalla volta che le ho appese, cosa faccio? Passo per la mano qui sopra e tolgo tutta la terra, tolgo tutte le impurità, tolgo tutto lo schifo che c'è e praticamente vado a, diciamo, vado a pulire un pochettino la cipolla, ecco, niente di che. Ovviamente qui c'è un fiore, queste qui adesso continuiamo a scavarle, vi voglio far vedere, guardate che belle che sono cipolle, sì. Com'è che ho fatto a capire quando la cipolla è pronta? Allora, la cipolla è pronta si capisce quando fa questo effetto qui, quando è piantata sul terreno e il bulbo e la parte verde, quindi diciamo la parte vegetale, si piega giù. Quando la parte vegetale si è piegata giù, allora vuol dire che la nostra cipolla è, diciamo, pronta da raccogliere. Ecco, c'è qualcuno che aspetta anche, diciamo, che aspetta anche che completamente si secchi tutta quanta la parte qui. Io vi devo dire la verità, le ho tolte per un altro motivo, anche perché sta, diciamo, ha piovuto, era rimasto molto umido, dopo ho dato acqua io, poi mettono ancora 2 giorni di pioggia, quindi praticamente in poche parole cosa volevo fare? Volevo toglierle perché ne ho trovate una che era un po' marcia, quindi per evitare che vadino marci, piuttosto le lasciamo asciugare un mese in più, al posto di pulirle subito le mettiamo un mese appese sotto una tettoia, diciamo, dove praticamente passa l'aria, quindi è ventilato, e praticamente le lasciamo asciugare. Ecco, questo è il discorso da farsi, le lasciamo bene asciugare, poi una volta che saranno ben asciutte prenderemo con le mani, puliremo da queste impurità, faremo questa operazione qua di pulire un pochettino lo schifo, così daremo una pulita dalla terra così con le mani, con un paio di guanti, e poi sarà pronta per il conservarlo tutta d'inverno. Ecco, io le lascio sempre legate al mazzo, perché quando mi serve vengo qui, taglio e prendo. Quando il mazzo è finito prendo questa parte qua che ormai sarà secca e la butto nel compost. Ecco. Niente, questo era un video velocissimo per farvi vedere che ho raccolto le cipolle. Non sono tante cipolle, ma sono belle, guardate. Sono veramente belle, guardate. Lunghe, tonde. Erano cipolle miste che ho comprato così. Diciamo che comunque ho comprato i bulbilli costano poco. Queste sono state trattate con zolite cubana. Hanno avuto 2 trattamenti con zolite cubana per cercare di prevenire un po' di malattie fungine, prevalentemente la cipolla, la malattia del marciume del colletto apicale, peronospora e barre, malattie proprio così, basta. Ecco, poi ovviamente sono state concimate con letame stallatico pellettato, una dose bella alta di stallatico pellettato, e dopo praticamente è stato dato macerato di ortica come, diciamo, mantenimento della fertilizzazione, della concimazione. Ecco, niente, per questo video è tutto, buona raccolta delle cipolle anche a voi, e niente, da Paolo Fiat è tutto, ciao a tutti amici, alla prossima.